parte Balotelli, Reina! Cross in area, Hamsik rende! Marek Hamsik, Napoli in montaggio! Parte Insigne, rende! Rende! Un gol pazzesco! Insigne fa impazzire il San Paolo! Higuain porta il tiro, rete, gol fantastico, Higuain fa esplodere il San Paolo. Radio Amore in collaborazione con amoreazzurro.it presenta Amore Azzurro, interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli con Lello Delgro, Claudio Zelli e la partecipazione straordinaria di Giorgio Micheletti. Ebbene, buonasera a tutti quanti e voi all'ascolto, buonasera da Lello Delgro, buonasera da Radio Amore i migliori anni e buonasera anche da Amore Azzurro, la nostra trasmissione che è ripresa sabato scorso con l'inizio di questo nuovo campionato, un inizio che non è stato per la verità molto piacevole per i nostri colori, ma non lo è stato anche per altri grandi squadre, insomma. Delle sorprese ci sono state, la nostra è stata estremamente negativa, era meglio prima, chiedo scusa perché non si sente nulla, è estremamente negativa, dicevo, parlavo col regista, chiedo scusa, e quindi insomma anche altre squadre hanno balbettato, se non fallito completamente la prima prova di questo campionato. Ne parleremo ampiamente nel corso della trasmissione con i nostri ospiti, il primo del quale più che un ospite oramai un facente parte del nostro gruppo. Prima di salutarlo ringraziamo subito Daniele Romano al di là del vetro, che da due giorni sta qui alle prese con i computer, sta rimettendo tutto in sesto. Salutiamo e ringraziamo come al solito Giorgio Micheletti. Ciao Giorgio. Ciao Lello, ciao Daniele. Sai che il tuo era meglio prima era capitato proprio a fagiolo nell'ambito del tuo discorso, perché sembrava che tu ti riferissi era meglio con Benitez. Senti, tu proprio non parlare di queste cose, non mi far tornare al passato. Parliamo no, invece perché non devi. Ecco appunto, parliamo invece del presente, parliamo di non solo del Napoli, insomma un poco di alcune squadre che per la verità la prima l'hanno fallita alla grande, alcune hanno perso, alcune sono riuscite a pareggiare anche se con fortuna e con degli errori da parte dei calciatori di altre squadre. Parliamo prima, insomma, il riferimento a Juventus e Roma è del tutto casuale, no? Eh beh, insomma, chiaro, assolutamente sì, insomma, però parlo anche del Milan, il Milan che è venuto a perdere a Firenze, tu ne sei testimone, sicuramente avrai visto più che altro questa partita rispetto alle altre e insomma parleremo anche di questo. Cominciamo dal Napoli, purtroppo 15 minuti iniziali sembrava veramente che già tutto fosse stato assimilato dai calciatori, invece poi dopo i primi 15 minuti è uscito di nuovo fuori il Sassuolo ed è sembrato di nuovo rivedere un Napoli insomma con i suoi mille problemi che si porta dietro da un paio d'anni, due o tre anni a questa parte. Non preoccupatevi, le squadre di Sarri sono così, poi quando ingranano viaggiano. Beh, insomma, il problema è che appunto il problema è che noi purtroppo qui a Napoli si vive la realtà del calcio in una maniera diversa da quella che può essere in provincia come può essere Empoli. Napoli vive di calcio 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana, quindi insomma, potrai immaginare che qui a Napoli già si parla. Hai ragione e avete ragione perché comunque faccio un piccolissimo parallelo di diversità caratteriale. Paolo Sousa, che non è un allenatore fantasmagorico, però ha fatto una preparazione estremamente leggera per permettere alla Fiorentina di partire in tromba subito, perché dice: sono in una piazza dove mi rompono le scatole appena starnutisco, arrivo da un divorzio traumatico, nessuno sa chi sono, che faccio, devo partire subito sparato, ed è questa la risultata. Poi magari a novembre si ferma 8 volte, ma intanto sono già arrivato a novembre e ho evitato l'impatto brutto. Sarri è uno che non ha questa, mi passi un termine non proprio carino, non ha questa paraculaggine. Sarri è uno che crede nel lavoro che fa e il suo lavoro prevede determinati step, determinate tappe, tra cui anche perdere, se avete dato spessore come credo alle sue dichiarazioni post Sassuolo, vi siete resi conto su che cosa ha puntato l'attenzione, di che cosa non ha funzionato nel Napoli domenica sera, e non ha funzionato nel Napoli le cose che 3 volte su 4 nel suo inizio di lavoro non funzionano nelle sue squadre, perché i meccanismi di Sarri hanno bisogno di essere assimilati. Ma è vero questo, però io lo dicevo anche sabato mattina e molti, non so se anche tu mi hai ripreso dicendo insomma non ti preoccupare, non ti preoccupare, però poi alla fine lo hanno detto altri. Devo restare il fatto che giocare contro il Sassuolo non è facile. Ma
premesso che, insomma, se cominciamo a preoccuparci del Sassuolo, no, allora io mi preoccupo di ben altro. Però no, no, a prescindere da questo, da quello che dicevamo, il Sassuolo sicuramente è una squadra che gioca insieme da tanto tempo, per cui insomma sicuramente è molto più rodata del Napoli e di tante altre squadre in questo momento. Però quello che io, il problema che io avevo fatto sorgere e che insomma si è riscontrato e tutti ne stanno parlando anche adesso in questi giorni qui a Napoli, è che il Napoli non solo non ha migliorato la parte diciamo difensiva, ma ha perso quello che aveva di buono ed è la parte diciamo dell'attacco. Insomma, io non ho visto nemmeno più quelle trame offensive, perché con questo modulo, con calciatori non che non le vedrai mai. Ecco, insomma, calciatori che sono portati ad essere degli esterni, fare la seconda punta, insomma, mi sa che ci troveremo allora, sempre con questi problemi. Se aspettate delle manovre ariose, tocchi di prima e roba del genere, con Sarri sarà difficile che li vediate, perché comunque il gioco di Sarri è un gioco palla ragionata, non è un gioco alla mano, alla rugby, è un gioco sufficiente, non dico lento, ma sufficientemente ragionato. Sì. Secondo me manca ancora il vero Valdifiori a centrocampo e soprattutto credo che i movimenti sulle fasce laterali che tu ami tanto li vedrai, ma non li vedrai fatti da quelli che sono abituati a essere fasce laterali. Secondo me Sarri restituirà un grande Hamsik al Napoli, perché è la tipologia di giocatore che con il gioco di Sarri ritorna bello e sta bene. Ho la sensazione che ci voglia un minimo più, per quello che ho visto io seguendo Sassuolo-Napoli, un minimo più di convinzione, uso questo termine, da parte della squadra nell'applicarsi e nel seguire i dettami dell'allenatore. Perché i dettami di Sarri costano fatica e a gente già arrivata, gente già conosciuta, gente già famosa, fare fatica è difficile da chiedere. Infatti, il grosso nodo sia questo. E infatti è quello che mi preoccupa, anche questo mi preoccupa, il fatto che lui si debba scontrare con giocatori tipo Higuain, che insomma a cui lui aveva chiesto un sorriso, di sorridere un poco di più, però già domenica mi sembrava incazzato nero, lui, cioè, così come fare il terzino a Eto'o riesce a chiederglielo solo Mourinho. Non so se riesco. Non mi è simpatico Mourinho, però è vero, assolutamente ma, vero. Ma questo è per dare la differenza di impatto psicologico che i giocatori possono avere con gli allenatori. Certo. Secondo me il grosso problema del Napoli è questo: il Napoli squadra in questo momento nessuno si arrabbi, però non si sente al livello del suo allenatore, si sente a livello superiore, e innegabilmente la carriera di Higuain, di Calleon, di Mertens, di Hamsik, e mi limito a questi per non parlare di Maggio che è un nazionale, di Albiol che comunque ha fatto cose, di Strinic che è un nazionale, è sicuramente la carriera dei singoli, sono tutte carriere superiori alla carriera di Sarri. E fino a quando non scatta l'alchimia in spogliatoio, per cui anche questo Carnea di arrivato da Empoli ci può far fare cose, decidiamo di fare le cose che ci dice lui, il Napoli ingrippa. Sì, sono d'accordo. Beh, forse questa è proprio la chiave giusta per probabilmente per risolvere certi problemi, e probabilmente è proprio questo il problema principale di questa squadra in questo momento. Ci vuole fiducia, non dico credibilità perché non è il termine, bisogna che la squadra si fidi dell'allenatore. E allora passiamo dal Napoli, passiamo anche a quelle che sono state le altre squadre che domenica hanno balbettato o hanno perso. Insomma, parliamo della Juve che insomma ha perso in casa con l'Udinese, e non succedeva questo da un bel po' di tempo. E devo mai. Ma non lo so, alla prima mi pare che abbia sia una vita che non la perdeva. E tra l'altro, sicuramente. E tra l'altro, io ho visto la partita e quest'anno devo dire la verità: insomma, la Juve senza quei tre, insomma, ha perso veramente molto, molto. Lasciamo perdere che ci sono molti infortunati, anche i nuovi acquisti che non sono ancora riusciti ad entrare in squadra. Però devo dire che la Juve che ho visto sabato non mi è assolutamente piaciuta e non mi sembra più essere quella. Juve con la pancia piena. Anche, probabilmente anche questo. E poi la Roma che ha giocato, è stata colei che ha iniziato diciamo questo campionato a Verona. La Roma senza quella papera di Raffaella avrebbe perso anche lei, insomma. Ma la Roma è questa, ragazzi. La Roma è questa. Era questa ed è questa. Beh, quindi, secondo te gli innesti di Dzeko e di
come si chiama, di Salah, insomma non serviranno a nulla? Ti faccio una controdomanda, ma secondo te se Dzeko era ancora un giocatore di livello il Manchester? Ma questa è una domanda che mi sono fatto anche io e me ne sono accorto. Cioè, nella storia dei calciatori lo striscione dell'ultimo chilometro arriva prima o dopo. Mm-hmm. L'importante è capire se tu sei la squadra che lo piglia dopo che è comparso lo striscione. Mm. Poi puoi avere delle esplosioni. Oggi Llorente è andato via dalla Juve e è ritornato in Spagna, ma secondo te chi l'ha preso in Spagna? Mi ricordo più neanche più se è il Siviglia, il Valencia, mi ricordo più neanche chi è che l'ha preso. Ma secondo te è convinto di aver preso che fascia ricopre nella Liga la squadra che ha preso Llorente? Dalla seconda fascia in giù. Assolutamente. Ma perché ti devi abituare, certo. adattare. Salah è un giocatore anarchico, Salah è un giocatore da contropiede, non è giocatore da manovra. Mm-hmm. Perché se lo fai manovrare si incippa con le margherite del prato. Senti. Allora, mi ricorda, infatti, le debite proporzioni di qualità, il grande mitico vecchio Davide Fontolan dell'Inter, che aveva bisogno di praterie davanti per scatenarsi e poi si inciucchiva dribblandosi i lacci delle scarpe. Senti un po', guarda, la notizia che mi è piaciuta di più di questi giorni, insomma, Mino Raiola è riuscito a fare un altro colpo di incredibile, insomma, far ritornare Balotelli al Milan dopo quello che aveva detto Berlusconi quando Balotelli era andato via, era stato cacciato quasi via. No, addirittura quando era arrivato, non vogliamo mele marce, pensa un po' quante volte le mele Bravo. Marce tornano nel cestino del Milan. Bravo, e vorrei dire, cioè, che senso ha secondo te? Io ho paura che ha un senso Ibrahimovicciano. Beh, oggi difatti su Facebook c'era una vignetta di un dialogo tra Mihajlovic e Galliani, e Mihajlovic Galliani che dice a Mihajlovic: finalmente ti ho portato il calciatore che tu tanto aspettavi, ed è un calciatore di Raiola. Allora lui dice: Mihajlovic no, e Balotelli porca. sì, perché questo comunque, anche se Raiola ha rinunciato alla commissione per l'affare Balotelli, questo è sicuramente mangiato tanti di quei soldi. Ma poi oltretutto adesso lui è anche il ragazzino giovane, quello che ha segnato nella Lazio il gol del 2-0 di sabato. Innegabilmente questo ex pizzaiolo, come naso nell'andare a cercare quelli che possono far diventare gonfio il suo portafoglio, ce l'ha, bisogna dirglielo. Assolutamente. Sarebbe scorretto dire che non capisce di calcio, magari non capisce di altre cose, però di calcio capisce sicuramente. Io credo che l'affare Balotelli guarda, ti accomuno, se me lo permetti, le due milanesi in un'analisi. Sì. Tu sai che io sono il fautore che il risultato non è importante ma è tutto, per cui l'Inter perché non ha critiche questi inizi settimana? Perché ha vinto, ma ha fatto pena contro una squadra assolutamente, come l'Atalanta. Assolutamente. E Inter e Milan hanno denotato le stesse identiche problematiche: non c'è nessuno a centrocampo. Nei due centrocampi ci sono dei pedalatori, neanche dei pedatori, dei pedalatori. Non c'è nessuno che ragioni, non c'è nessuno che ha il fosforo nei piedi. E chi comprano, tanto l'Inter quanto il Milan, punte. Senza pensare che senza un centrocampo che funziona, tu Milan fai vedere i sorci verdi, tu Milan che hai messo un esordiente e un quasi esordiente in Serie A, difensore centrale Romagnoli e Eli, uno espulso, uno rigore. Ma per forza, hai davanti un centrocampo che fa entrare anche i tori con giù le corna, e nell'Inter è la stessa precisa identica cosa. Mo chi vai a comprare? Lavezzi, Perisic, ma le squadre sono fatte con un equilibrio centrale, con una situazione di campo che serve per l'attacco ma serve anche per la difesa. Mourinho e quando ci sarà Miranda saranno sicuramente meglio di Juan Jesus, Vidic e Ranocchia, non lo so, bisogna che lo dimostrino. Ma se anche loro hanno davanti è un'altra cosa che serve molto di più del giocatore dell'Inter in determinate situazioni. Senti, ma chi vuoi che siano questi? Senti, ritornando ai problemi proprio di centrocampo di cui parlavi, domenica tutti siamo rimasti letteralmente così esterrefatti dalla mancanza in campo di Allan, il calciatore che è stato pagato di più nel mercato del Napoli. Non si è capito ancora, ma pare che avesse avuto dissenteria nel corso della notte, insomma questo è stato detto. Insomma, con Allan in mezzo al campo, tu pensi che contro il Sassuolo sarebbe cambiato qualcosa secondo te? Io credo che con Allan in mezzo al campo cambia il Napoli,
a prescindere da chi va a giocare, contro chi va a giocare, perché Allan è quello che serve ai meccanismi di Sarri per viaggiare. Allan è la cerniera attraverso la quale si snodano i concetti. Poi ti ripeto, i concetti devono essere sposati dalle teste dei giocatori, e questo, ribadisco, secondo me è l'ostacolo primario che a Napoli bisogna riuscire a superare. Io non so come siano andati, che tipo di sorrisi, se sorrisi ci sono stati nel precampionato tra Sarri e gli altri. Non mi pare che sia stato un precampionato particolarmente teso, ma non mi pare che sia stato neanche un precampionato particolarmente allegro. Io credo che sia questo. Allan è innegabilmente un giocatore che è perfetto per come gioca Sarri, perché è un incontrista che ha i tempi, uh-huh, ed è anche un incontrista che ti permette, ripartendo palla al piede, di rovesciare l'azione, cosa che Sarri ama fare in un modo esagerato. Siamo sempre lì col conto, Lello. È l'allenatore che si adatta ai giocatori e i giocatori che si adattano all'allenatore. Mi spiego più chiaramente. L'allenatore deve seguire il suo gioco e se ne frocolea di chi ha in squadra, o deve vedere chi ha in squadra per adattarlo, per adattare la sua idea di gioco? Beh, devo dire la verità, vedendo come sta giocando, il modulo che sta adottando, insomma, Sarri non è che stia facendo proprio questo, eh. Insomma, voglio dire, avendo a disposizione quel po' di esterni e giocare Sarri, Sarri è uno di quegli allenatori che dice: io gioco così, non me ne frega nulla di chi c'ho. Insomma. E no, secondo me non è un atteggiamento corretto da parte di un allenatore, ma per come vedo io il calcio. Certo. Perché io allenatore sono comunque facente parte di un ingranaggio. Io perché mi sto incapperando come una iena in questo periodo con gli allenatori che credono o vogliono contare di più dei dirigenti? Perché è insito nel concetto della parola. Alleno, allenatore, alleno, dirigente, dirigo. Due cose completamente diverse. O faccio il dirigente o faccio l'allenatore. Non posso fare tutte e due le cose. Chi lo vuol fare vive in un mondo di calcio diverso, come quello della Premiership, che è l'Inghilterra. Volete fare i manager? Andatevene là. Non state a rompere l'anima qua. Perché qua, secondo il mio modo di vedere, il mondo del calcio è fatto da un presidente che decide che cosa far fare al suo direttore sportivo quando ce l'ha, se no fa tutto lui, e l'allenatore che dà delle indicazioni ma allena chi gli dà la società. Allena chi gli dà la società, e quindi allenando chi gli dà la società deve vedere chi gli dà la società per sapere come allenarlo e come farlo giocare. Un allenatore che crede che il suo modulo di gioco sia applicabile da tutte le parti con qualunque calciatore sbaglia. Senti, a questo lo dico, che si chiami Sarri, Francesco, certo, Antonio, certo, certo, certo. Mare o Franceschiniello. Ancora pochi giorni, il 31 si chiude questo calciomercato. Meno male, perché veramente non ne posso. Non se ne può più. Senti, io direi onestamente, seppure lo vogliamo far durare tutto sto periodo, però no, però quantomeno all'inizio campionato deve essere chiuso. No, ecco, deve essere una. Io non è vero che riguarda stranamente in questo mercato di cui abbiamo chiacchierato tanto. Sono pochi ora i giocatori in procinto di cambiare casacca, fra quelli che hanno giocato e che giocheranno domenica, sono molto di più quelli fermi. Sai, questo è stato provocato anche dal fatto che hai dovuto ridurre il numero degli iscritti nelle rose, per cui ci sono parecchi esuberi che sono fermi in attesa di poter andare a prendere. Ma io sono uno di quelli che dice: campionato incominciato, mercato finito. Sono d'accordo Cerci, su questo. Tanto per farti un esempio, abbia fatto Fiorentina-Milan da milanista e faccia Milan-Fiorentina da fiorentino. Sono quelle cose assurde del calcio, infatti. Senti, a proposito appunto di questo calciomercato che sta per finire, cosa ti aspetti da questi ultimi giorni? Diciamo, c'è nell'aria qualche botto, secondo te? Ma io onestamente non riesco a definire botto se arriverà la Vezia all'Inter, come non riesco a definire botto Perisic alla Juve. Mi aspetto... Sempre all'Inter, Perisic. Alla Juve, sì, all'Inter. Mi aspetto, perché la lingua è andata avanti oltre il cervello, mi aspetto qualcosina di particolare da parte della Juve, qualcosina di particolare da parte della Juve, e poi dei movimenti generalizzati che possono essere definiti botti in rapporto alle società che le faranno. Mi riferisco al Palermo, che secondo me farà ancora qualche cosa di più oltre Gilardino, mi riferisco al Carpi, che deve andare a prendere qualcuno, perché il Carpi, visto contro la Sampdoria, è un Carpi che farà 8 punti in tutto il campionato, tante altre società. E poi attenzione bene, bisognerà capire che indicazioni avranno le società interessate nelle varie inchieste di calcio scommesse, perché non dimentichiamoci che il Genoa è a fortissimo rischio di penalizzazione.
per cui anche questo potrebbe essere foriero di determinate cose. Credo che saranno più quelle di mezzo che si muoveranno per fare, che ne so, il Borriello della situazione, la Mauri della situazione, nomi che rapportati al livello delle squadre che li prenderanno dicono però guarda dove è andata a finire, ma sostanzialmente credo che le grandi, se non hanno un'invenzione che riguarda, ripeto, più che altro la Juve, difficile che ci sia parecchia roba, perché anche le altre società, gli altri campionati che sono già incominciati non hanno segnalato difficoltà varie, chi ha quelli buoni e ha incominciato bene ormai se li tiene. Senti, il Napoli chiaramente dovrebbe, anche il Napoli dovrebbe ancora portare qualcuno dentro, un centrale difensivo e probabilmente un esterno. E sono tre anni che stiamo cercando sto centrale difensivo e ancora una volta non riusciamo a trovarlo. Ma è possibile? Sì, è possibilissimo, perché nonostante Benitez ci abbia provato, Paolo Cannavaro non l'hai distrutto. E perché sicuramente qualcuno a livello di Paolo Cannavaro, lo hanno dimostrato tutti i centrali difensivi che dopo l'epurazione voluta da Benitez si sono alternati in maglia azzurra, ha dimostrato di essere neanche lontanamente vicino alle stringhe di Cannavaro. Adesso dovrei dirti Romagnoli 25 milioni? No, io... Rodrigo Eli, il nuovo Nesta? Fuori dal mondo, ma così come fuori dal mondo la richiesta di 20 milioni di Maximovic da parte di Cairo, insomma... Lì cerchi da fare, ce l'hai, è l'unico giocatore buono che hai per fare mercato in uscita, c'è qualcuno che te lo chiede, lo stravaluti, ma questo è un meccanismo normale nel mondo del calcio, nel mondo del mercato. Poi giustamente, secondo me, il Napoli non l'ha preso, perché se Maximovic vale 20 milioni io batto USA in Bolt. Senti, proiettiamoci già alla prossima di campionato, perché quest'anno il calendario pazzo è stato completamente stravolto e alla seconda giornata ci propone questo Roma-Juventus. Tu immagina la Juve che perde anche a Roma dopo due giornate. Immagina la Roma che perde con la Juve? No, io invece penso il contrario. Comunque sia, Roma-Juventus accenderà le micce delle polemiche. Assolutamente. O da una parte o dall'altra. Assolutamente. E noi andiamo a notte. Io di questo non sono convinto. Tu che come hai visto le due squadre, insomma, sia la Roma che la Juve. Sì. Che ne pensi? Che partita potrà essere? Peggio la Roma della Juve. Tu dici? Io ho visto peggio la Roma della Juve. Ma io ho visto peggio la Roma della Juve e comunque quest'anno sono convinto che la Juve riuscirà lo stesso a vincere lo scudetto, magari faticando molto di più, anche perché, ripeto, la Juventus ha la pancia piena e sa benissimo che la pancia in Europa non la riempie, perché quest'anno in Europa in finale non ci arrivi neanche pagando. Non so, io comunque la Roma vista a Verona, perché poi devi vedere il rapporto di come è andata la partita. L'Udinese ha avuto una occasione, un contropiede, ha fatto gol. Il Verona ha avuto più di un'occasione per fare un gol, e se non c'era quel citofono in porta, probabilmente Roma e Juventus in fondo alla classifica a zero. Sì, no, ma di fatto è quello che ho detto anche io. Se non ci fosse stata... Secondo me la Juventus è andata meglio della Roma nella sua partita. Ma anche io... perché l'Udinese è un po' meglio del Verona. Vabbè, e allora ci siamo fatti la nostra brava chiacchierata del mercoledì infrasettimanale. Con questo io ti saluto, ti ringrazio di essere stato con noi questo pomeriggio. Ci sentiamo sopra domattina alle ore 11. Che te ne fai di bello? Adesso come adesso? Ma insomma, sì, in questo... Adesso come adesso sto costruendo un portavasi in legno. Bravo, bello. Ti dedichi al... Mi si è rotto un bottiglione dal quale avevo fatto una lampada. Siccome si è rotta, è rimasta soltanto la parte a imbuto della lampada. Sto scavando dei pertugi all'interno di pezzi di legno che poi assemblerò con delle viti che li facciano da base e poi ci metto dentro. Non mettere da parte costume e bikini, perché insomma continuerai ad andare a mano. Mercoledì me ne vado. Mercoledì te ne vai? Mercoledì prossimo? Sì. Dove vai? A Coschia? Certo. Quando torni? Domenica. Ah vabbè, insomma, tanto il campionato non c'è, quindi appunto tranquillo. Allora l'avevo capito, lo sapevo. Vai sereno. No, tranquillo, no, anche qui ho visto fatto il bagno stamattina. Ci credo, ho visto le previsioni del tempo fino al 4 di settembre saremo oltre i 30 gradi comunque. Che meraviglia, e noi dobbiamo parlare di calcio. Ma io a mammare con tutto il panno, va. Vabbò. Giorgio, grazie, a sabato mattina. Ciao. Buona serata a Giorgio Micheletti. Chiudiamo il collegamento con Giorgio Micheletti. Allora, c'è qualche minuto, 3 minuti di pubblicità, mi dicono dalla regia, e poi ritorniamo qui in studio per continuare questa nostra puntata di Amore Azzurro. State ascoltando?
Amore Azzurro. Il sabato dalle 11 alle 12.30 e il mercoledì dalle 17 alle 18. Ebbene, passiamo dalle crociere al calcio con tanta semplicità e naturalezza. Bene, allora riprendiamo questa nostra puntata di Amore Azzurro. Prima di passare al prossimo ospite che stanno chiamando dalla regia, esordio shock per Miguel Britos con la maglia del Watford. L'ex difensore azzurro impegnato nella gara di Capital Cup contro il Preston è stato espulso per doppia ammonizione al 75esimo minuto. Per la cronaca, il Watford è stato sconfitto per 1-0 ed è stato eliminato dalla competizione. Ancora ci siamo, ecco, abbiamo in linea il nostro prossimo ospite, abbiamo con noi Carlo Caporale. Ciao Carlo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Carlo, grazie per essere con noi, insomma sei ancora in ferie, ti abbiamo disturbato, però insomma dobbiamo parlare di un amore, non è che dobbiamo parlare di cose, sai, non siamo la fin domestico, l'esattoria comunale, parliamo di calcio e purtroppo, però purtroppo questo Napoli domenica sera ci ha fatto un attimino così a ritornare, come si dice, con i piedi per terra. Pensavamo di poter cominciare, onestamente pensavo di vedere un Napoli completamente diverso. Primi 15 minuti abbiamo visto una squadra che ci ha fatto quasi così sognare, poi dopo purtroppo siamo ritornati a quello che erano i problemi degli ultimi anni per ciò che riguarda la difesa. Però la cosa più grave, quello che io ho detto e continuo a dire, è che con questo modulo probabilmente abbiamo perso anche qualcosa in attacco. Che ne pensi? Ma guarda, è chiaro che le aspettative potevano essere magari più rose, ci si aspettava qualcosina in più, però siamo alla prima giornata ad agosto, ancora ben lungi da terminare. E i lavori sono ancora in corso, addirittura con il mercato che non si è chiuso, che terminerà appunto alla fine del mese. Quindi io ci andrei un attimino con i piedi di piombo e cauto nell'esprimere giudizi e dare proclami, come invece devo dire ormai mi sembra quasi arrivata a consuetudine, sta accadendo nella nostra città, dove opinionisti e non, ci metto anche i tifosi, ormai si sentono tutti professori di calcio ed esprimono sentenze ancor prima, diciamo, di avere le prove di quello che sta accadendo. Detto ciò, possiamo esprimere naturalmente delle sensazioni. Quello che tu dicevi potrebbe essere vero, ma non tanto per quello che si è visto, diciamo, nella prima partita, perché, ecco, ripeto, essendo all'inizio, preparazione ancora approssimativa, schemi da rifinire, tutto il meccanismo da rodare, potrebbe senz'altro esserci un miglioramento, e ce lo auguriamo tutti per quanto riguarda il gioco di Sarri. È che noi conosciamo un po' i giocatori del Napoli, insomma, avendoceli sott'occhio qualche partitina l'abbiamo vista, diciamo, nella nostra carriera, e insomma i giocatori del Napoli sono per gran parte, eccetto Higuain, degli esterni d'attacco, e con gli esterni di attacco si fanno moduli dove ci si allarga il gioco, non lo si va a imbottigliare per le centrali. Questo è quello che, diciamo, a sensazione. Adesso questa, diciamo, no, nostra sensazione era stata avvalorata anche dal giudizio del tecnico del Napoli, che appena, insomma, ha preso un possesso della panchina azzurra, a precisa domanda su quale fosse il suo intendimento circa il sistema di gioco, rispose che con questi uomini, chiaramente aspettando il mercato, si poteva pensare inizialmente a un 4-3-3, lasciando la porta aperta a quelle che poi sono le sue idee tattiche, che ha qualunque allenatore che predilige magari uno schema rispetto all'altro, però insomma non bocciò questo 4-3-3. Allora, mi è parso strano, l'unica cosa, che dopo qualche 3, 4, 5 giorni di ritiro questo 4-3-3 sia stato accantonato, diciamo, a mio avviso troppo prematuramente, così come sono prematuri i giudizi negativi su questa squadra. Detto ciò, aspettiamo, perché può essere anche che insomma il rodaggio termini e con questo sistema di gioco si possa migliorare sicuramente la fase difensiva, lasciando quantomeno abbastanza efficace quella offensiva. Però vediamo, ripeto, l'impressione è che però le caratteristiche dei giocatori del Napoli non siano proprio idonee per poter fare questo tipo di gioco. Poi la mano di Sarri può essere che sarà sicuramente più
efficace e migliore dei nostri giudizi e si riesca ad ottenere il meglio da questa rosa anche giocando in questa maniera. Senti, mal comune mezzo caudio, non solo il Napoli, ma diciamo anche altre squadre che erano portate e sono tuttora portate, perché insomma è stata solo la prima di campionato, però la Juve che perde in casa con l'Udinese, la Roma che pareggia grazie ad una papera del portiere a Verona, il Milan che perde in maniera netta contro la Fiorentina, insomma sono dei segnali che evidentemente non solo il Napoli ma anche altre squadre devono ancora lavorare, perché siamo solo all'inizio del campionato. Certo, ecco. È quello che dicevamo prima, insomma, ad agosto la preparazione non è uguale per tutti, c'è chi ha accelerato un po' i ritmi all'inizio, chi invece ha magari forzato un po' più i carichi per poter magari beneficiare nella seconda parte della stagione di una condizione migliore, insomma ci sono troppi parametri che non sono equilibrati per poter dare dei giudizi uniformi. Ecco perché il calcio d'agosto è sempre un calcio abbastanza effimero che ci porta magari a impressioni errate, ed ecco perché mi sono stupito negativamente, ma relativamente, perché purtroppo l'andazzo, lo ripeto, negli ultimi tempi è questo, di tanti giudizi catastrofici che ho sentito dopo la prima partita. Poi che si debba migliorare, si debba cercare la strada giusta in un tempo relativamente e congruamente breve, questo lo sappiamo tutti, così come però sappiamo che bisogna dare del tempo a Sarri, perché non ci si poteva aspettare la bacchetta magica sin da subito, ed è un tecnico che tra l'altro nella sua storia ha sempre in qualche modo dovuto aggiustare un po' i meccanismi all'inizio prima di poter lanciare la sua macchina ai ritmi giusti, quindi ha faticato sempre nelle fasi iniziali delle stagioni per poi ingranare e andare a regime, quindi ci auguriamo tutti che questo avvenga, ripeto, però in tempi congruamente brevi, perché poi sappiamo bene che già è successo questo con la prima giornata, non oso pensare qualche altro risultato negativo cosa possa portare, diciamo, nell'ambiente. Senti, domenica diciamo che io sono rimasto molto sorpreso dalla assenza del calciatore che poi il Napoli ha pagato di più in questo mercato di estivo, e cioè Allan che non ha giocato, non si è saputo bene perché nessuno ha dato delle spiegazioni. Pare avesse avuto nella nottata una dissenteria, insomma, comunque Allan sicuramente, con Allan in campo sicuramente il centrocampo avrebbe giocato in maniera diversa, perché Lopez è stato inguardabile domenica, e probabilmente sia la difesa che l'attacco ne avrebbero potuto beneficiare. Che ne pensi? Ma sicuramente Allan è il pezzo pregiato del mercato del Napoli, non solo perché è stato l'acquisto più oneroso di questa stagione, ma anche perché è un giocatore, e lo dicono le statistiche, lo dice quello che abbiamo visto negli ultimi campionati, è il miglior rubapalloni del campionato italiano, è un giocatore con età ancora giovane, con ampi margini di miglioramento, dotato di una discreta tecnica che può dare la cosiddetta quantità e qualità di un centrocampo che era un reparto insieme alla difesa che aveva bisogno sicuramente di rinforzi e che insomma ha visto il suo arrivo, ma credo che però a mercato ancora in corso qualcosina ci sia ancora da fare sia nel reparto di centrocampo che nel reparto di difesa. Come tu dicevi, nessuno ti ha fatto la domanda ad occhio per capire i motivi, credo che ci siano dietro motivi fisici transitori, credo che già la domenica possa essere in campo. Fatto sta che anche Allan, e questo forse è anche un po' l'appunto che si può fare alla società, al di là di un mercato che forse dal punto di vista economico ha visto anche forse sborsare il presidente Azzurro qualche soldino in più del preventivabile, perché ricordiamo tutti le previsioni di un mercato di sacrificio vista la non qualificazione in Champions. Poi sono arrivati i giocatori, forse sono arrivati buoni tempi tardi rispetto sia al ritiro, alla preparazione e chiaramente al lavoro sul campo di un tecnico che ha bisogno del materiale umano quanto prima per poterci lavorare e poterci poi mettere a punto le sue soluzioni tattiche. Questo non è avvenuto in parecchi casi, se il mercato si chiude speriamo possa arrivare qualche altro elemento, ma poi sarà appunto il lavoro
a Castelvolturno e gli sviluppi della squadra in campionato a darci, diciamo, le indicazioni definitive sul valore di questo Napoli. Lo dicevi poco fa tu, insomma, il Napoli avrebbe bisogno ancora di qualche inserimento. Inserimento che tutti stanno chiedendo, tutti sappiamo che il Napoli ha bisogno di un centrale difensivo di un certo spessore, e sono 3 anni che lo stiamo cercando e non riusciamo a trovarlo. Ma com'è possibile secondo te? È possibile perché non ce ne sono tantissimi, qualcuno è ipervalutato, qualcuno oggi ci siamo un po' bloccati perché era ipervalutato, buon giocatore, ma vista la valutazione forse ci si è perso un po' troppo tempo dietro, chiaramente sto parlando di Maximovic, insomma c'è difficoltà, indubbiamente, quindi vedremo cosa riuscirà a fare Giuntoli in questi ormai ultimi spiccioli di giorni che restano alla chiusura di mercato. È chiaro che probabilmente un altro inserimento va fatto, bisognerà capire chi tra Enrique e Koulibaly potrà rimanere nella rosa. Io sinceramente un giocatore come Koulibaly non lo taglierei dopo una sola stagione, visti i pro e i contro che ha mostrato, ma vista la sua giovane età e visti però, ecco, quelli che possono essere i suoi lati positivi da sviluppare invece rispetto poi a quelle che sono state le sue deficienze dovute, ecco, soprattutto all'inesperienza. Quindi è un giocatore del quale onestamente non mi priverei a cuor leggero, e con un altro inserimento, ecco, forse al posto di un Enrique che credo che sia stato un giocatore utile, ma che ormai ha già un'età abbastanza avanzata e comunque più di tanto ormai non può dare, potrebbe essere certamente un rinforzo adeguato per il reparto, aggiungere un giocatore alla rosa difensiva. E poi qualche altra cosa credo a centrocampo, più che sugli esterni, dove anche lì insomma numericamente ci siamo, perché sebbene si parli ad esempio della cessione di un Gulam, del quale idem con Patate come Koulibaly non mi priverei, visto le stesse cose che ho detto del difensore francese, ci sono 2 sinistri, 2 destri, insomma il Napoli è coperto, quindi andare a dissipare energie economiche insomma per un ruolo dove più o meno ci siamo, certo tutto è migliorabile ma abbiamo carenze in altri reparti, ecco, forse un'altra pedina a centrocampo che possa anche variare un po' il gioco di Sarri è utile alla bisogna, e speriamo che la società lo porti a casa entro il 31 agosto. L'ultimissima non riguarda il Napoli, ma riguarda una notizia di mercato degli ultimi momenti, insomma, non oggi, ma ieri, insomma, questo ritorno in Italia ancora una volta di Balotelli. Che ne pensi? Mino Raiola è riuscito a fare a cesellare un'altra perla. Ma guarda, penso che queste cose ormai il Milan ci ha abituato, il ritorno di Kakà, insomma, da tante altre operazioni. Oggi sentivo insomma Dario Canò, il procuratore, insomma, uno dei procuratori più importanti a livello italiano, certo, che parlava che insomma il Milan più che insomma collezione di giocatori fa collezione di figurine, insomma, in questo sé. Ma probabilmente in maniera molto cruda, ma questo è diciamo accentrato quello che è lo stato attuale del Milan, dove evidentemente al fantacalcio sono finiti i milioni a disposizione per le operazioni piuttosto salate di Romagnoli, e vedi insomma lo stesso Bertolacci pagati quasi 50 milioni in 2, forse un tantino troppo. Poi ci sono stati indubbiamente gli arrivi di Bacca e Luis Adriano che in qualche modo hanno rafforzato il reparto offensivo, ma era una squadra che aveva bisogno probabilmente di ulteriori innesti in tutti i reparti, e quindi se poi si è ricorso ha usato il saldo di fine stagione restituito appena un anno da chi l'ha voluto l'anno scorso, praticamente quasi il regalo pur di liberarsene, quindi immaginiamo, tra l'altro poi un giocatore che appena arrivato gli si annuncia che gli verrà affibbiato un tutor per regolare la sua vita non tanto in campo ma fuori dal campo, quindi immaginiamo tutti come i bambini. Esatto, i bambini, che tipo di problema si è portato a casa, più che risoluzione di qualche problema. Poi vediamo, per carità, può essere pure che Balotelli d'improvviso connetta le linee cerebrali adesso
del suo corpo e diventi un giocatore produttivo, perché per carità tecnicamente ha dei numeri, ma diciamo li ha sempre dissipati per altri comportamenti che poco hanno a che fare con, diciamo, la testa con non proprio, è mai stata collegata come professionista serio, non diciamo nient'altro, perché bravo, poi è chiaro, esatto, che non ci permettiamo di dare giudizio morali sulla persona, assolutamente sì. Carlo, io ti lascio di nuovo alla tua fine di estate, alla tua fine di vacanza. Quando torni al lavoro? Ma siamo prossimi, chiaramente c'è da mettere a punto i pali in sessi, credo che per metà settembre saremo tutti ormai nel pieno dell'attività. Il campionato adesso giocherà domenica, poi ci sarà la sosta, sì. Quindi dopo la sosta credo che riprenderai anche tu. Saremo al regime, sa. Perfetto, grazie a Carlo Caporale, alla prossima, grazie, ciao Carlo. Un saluto a tutti. Anche a te, ciao. Chiudiamo il collegamento con Carlo Caporale, che è responsabile dei servizi sportivi di Televomero. E allora, mentre dalla regia mi chiamano il prossimo ed ultimo ospite della giornata, vi leggo un'altra notizia. Dunque, la redazione sportiva di Sky ha dato degli importanti aggiornamenti sul mercato di alcuni tra i principali club del campionato, tra cui anche il Napoli, che è una delle più attive. Nelle prossime ore ci sarà un incontro con gli intermediari dell'operazione Lemina. Giuntoli punta anche su Vecino, nonostante la Fiorentina lo reputi incedibile. Qualora il Napoli non riuscisse a prendere questi due calciatori, potrebbero puntare negli ultimi giorni di mercato su Kučka. Attenti quindi che anche questo nome potrebbe essere un nome appetibile per il mercato del Napoli. Abbiamo in linea il prossimo ospite, che è una ospite, è una nostra amica, anche il papà era un nostro amico, era amico di questa nostra trasmissione, Raffaella Iuliano. Ciao Raffaella. Ciao Lello e grazie per ricordarlo sempre. Certo. Un abbraccio a te e agli amici di Radio Amore. Ciao, grazie Raffaella. Dunque, grazie per essere qui. Raffaella, abbiamo cominciato proprio col piede sbagliato sto campionato. Ne abbiamo parlato oggi un pochettino quando ti ho contattato. Insomma, è stata, diciamo così, una bella doccia fredda quella di domenica sera. Non me lo aspettavo, non che, insomma, questo Napoli nel precampionato mi avesse così fatto esaltare oppure fatto sognare, però onestamente pensavo che col Sassuolo prima di campionato potessimo fare qualcosa in più. Invece dopo quei 15-20 minuti iniziali il Napoli si è ritrovato con gli stessi problemi di sempre, una difesa che ha preso solo due gol, perché dobbiamo ringraziare San Reina, e con purtroppo quest'anno, ahimè, anche un attacco che non ha quella verve, non ha quella fantasia, non riesce a trovare la via del gol con tanta facilità. Questo non solo domenica, ma io lo avevo già notato anche in alcune delle ultime uscite, insomma, se non vogliamo mettere quella con Latina, perché insomma è abbastanza, ma col Porto avevo visto poca, ecco, fantasia, poca incisività nell'attacco. Che ne pensi? Beh, tu mi hai parlato di soliti problemi che ritornano, in questo caso aggiungo che non sono più soltanto i soliti problemi che avevamo l'anno scorso, appunto quelli della difesa, ma come hai ben anticipato tu, il problema reale è che i nostri attaccanti non incidono. Questa cosa deve essere molto esaminata con attenzione da Sarri, perché non vorrei che avesse curato troppo la fase difensiva e poco quella offensiva. Naturalmente non credo che si tratti di questo, perché comunque abbiamo dei giocatori che sanno bene che cosa vuol dire giocare e impostare una manovra di attacco, però ecco, io li ho visti davvero confusi in certe occasioni, escluso diciamo la prima mezz'ora, abbiamo visto un calo vertiginoso proprio della squadra in sé. Io li ho visti anche lunghi, in realtà ho visto poca organizzazione tra i reparti, e questo mi fa immaginare una squadra ancora in fase di rodaggio, un po' come se magari non sono ancora stati oliati certi meccanismi. È probabile che Sarri aspettasse qualche colpo di mercato in più, è come se in un certo senso avesse allenato una squadra per il precampionato di cui non era certo fino al 100%, magari lui credo che aspetti ancora qualche rinforzo che poi dovrebbe aver chiesto, però se non arriva a questo punto deve capire bene quali sono i suoi veri titolari, quali sono i giocatori su cui puntare e soprattutto come metterli in campo. Bene, non solo il Napoli ha cominciato, diciamo così, balbettando questa prima di campionato, ma la Juve ha perso in casa con l'Udinese, la Roma ha pareggiato grazie a una papera del portiere del Verona Rafael, il Milan ha perso nettamente a Firenze con la Fiorentina, voglio dire, insomma, I problemi non sono solo nostri quest'anno, a quanto pare.
No, assolutamente, ma non dimentichiamo che quest'anno il campionato inizia il 22 agosto, quindi credo che i tanti nazionali, per il caso di Higuain, hanno iniziato tardissimo la preparazione, come se non l'avessero fatta. Secondo me le squadre non sono realmente pronte. Paradossalmente forse quelle che hanno più nazionali e all'interno, comunque hanno giocatori di spessore maggiore, vedi appunto le titolate, quelle che hai citato, sono quelle che hanno più difficoltà, proprio perché evidentemente i giocatori hanno allungato un pochino di più le vacanze rispetto al normale. Un tempo il campionato iniziava a settembre, insomma, sì, almeno a fine agosto. Iniziarlo il 22 agosto rappresenta comunque, come dire, qualcosa di anomalo per le abitudini dei giocatori e anche per la preparazione atletica, che ha bisogno di tempi ben precisi, sia per preparare i giocatori, sia per dare la possibilità di smaltire certi carichi, insomma, di preparazione che si danno durante il ritiro. Quindi per quanto riguarda il Napoli, e poi credo che insomma questa cosa si rifletta anche sulle altre squadre, io credo che sia, come dire, un passo falso iniziale, proprio perché molti giocatori non erano pronti. Senti, ci sono ancora alcuni giorni di questo mercato, un mercato, diciamo, che io onestamente non mi aspettavo, tanto per dire, l'Inter che facesse tutti questi acquisti, considerando insomma il fair play finanziario che secondo me è stato mandato a quel paese. Ma comunque il Napoli sicuramente dovrà fare ancora qualcosa. Che cosa ti aspetti da questo, da questi ultimi giorni di mercato, che però insomma, conoscendo le lungaggini burocratiche dei contratti che si fanno qui a Napoli, insomma, se non si chiude qualcosa entro oggi, per lunedì non riusciremo a consegnarlo, voglio dire. Guarda, ti dirò, premesso che ho stima di Giuntoli, non credo che obiettivamente ci saranno grandi colpi di mercato per quanto riguarda il Napoli. Si sono fatti tantissimi nomi, quello che servirebbe secondo me è ancora adesso un difensore centrale forte e ancora un centrocampista di livello un pochino più alto degli altri, perché ci siamo privati, ecco, per esempio di Hiller, che non è che ci ha fatto mai entusiasmare più di tanto, però come dire, il suo ruolo lo poteva fare, forse nel gioco di Sarri come dire, avrebbe giocato ancora meglio. Io non vorrei che siano state fatte delle cessioni di cui magari poi potremmo pentirci. Ovviamente, come dire, mi auguro che i ragazzi che sono arrivati adesso riescano anche ad assorbire la volontà di Sarri, insomma, e a mostrarla al meglio in campo. Però abbiamo investito comunque su un paio di scommesse, quindi dobbiamo vedere bene se poi si dimostreranno scommesse vincenti, come finora bene o male ci è capitato. Però per quanto riguarda il mercato, io adesso sono comunque abbastanza scettica. Credo che questi sono i giocatori che abbiamo in rosa. Vedo che gli altri appunto si stanno muovendo molto, ma specialmente le milanesi, ecco, per esempio non avrei mai scommesso su un ritorno di Balotelli, che ha lasciato un attimo tutti quanti così. E secondo me, per esempio, Balotelli è uno che ha molto da dire ancora nel campionato italiano, quindi adesso accontentiamoci di quelli che abbiamo noi e cerchiamo di dare un ordine soprattutto al nostro centrocampo, perché è dal centrocampo che poi parte la manovra di una squadra, è dal centrocampo che parte anche la forza di una squadra e la capacità di arginare gli avversari in certe occasioni. Se non abbiamo un centrocampo forte non possiamo magari ottenere dei risultati che speravamo. Io credo che questo comunque sia, come primo anno di Giuntoli, primo anno di Sarri, sia comunque un anno di transizione, non è che punto allo scudetto, ecco, tranne insomma il mio essere tifosa, ma obiettivamente non credo che potremo riuscire ad agguantare grandissimi risultati, però credo che sarà un anno in cui dobbiamo capire bene cosa siamo e che cosa possiamo costruire nei prossimi anni. Sicuramente il centrocampo è il settore nevralgico di una squadra, e domenica sera è sicuramente mancato l'apporto dell'uomo che è costato di più in questo mercato del Napoli, parlo di Allan. Non si è capito bene per quale motivo sia stato escluso, una dissenteria, un malessere, non si sa, insomma non si è capito e non è stato spiegato per bene. Però sicuramente io sono convinto che con Allan in campo la squadra avrebbe giocato in maniera diversa, perché Lopez, che lo ha sostituito, era veramente inguardabile. Guarda, sì, Lopez ha fatto una partita abbastanza evanescente. Per quanto riguarda Allan, sì, si è detto insomma che ha avuto dei problemi a livello gastrico, ma se vogliamo è girata anche un po' questa intossicazione. Moltissime persone sono state come dire male in questo periodo di agosto, quindi ce lo possiamo aspettare. Il problema reale è che dobbiamo capire
fino a che punto questo modulo di Sarri, che è così diverso da quello di Benitez, anche se cambia soltanto l'ordine di due numeri, ma ci può dare un centrocampo più forte, perché non dimentichiamo che c'è una bella differenza tra il passare dal 4-2-3-1 al 4-3-1-2, c'è una bella differenza prima di tutto che si riflette sull'attacco, perché dobbiamo rielaborare da capo l'idea degli esterni e dobbiamo soprattutto costruire un centrocampo in cui i tre di dietro si riescano a organizzare con un vero regista, e in questo caso un po' Haaland dovrebbe fare l'uomo chiave del Napoli, dovrebbe fare anche un pochino da capitano mentale, va? Visto che Reina chiaramente può gestire il suo lato fino al lato della difesa, quindi speriamo che torni in forma più presto, ma io mi aspetto di più anche da Valdifiori, se per questo, mi aspetto di più un pochino da tutti quanti. È inutile parlare di Hamsik perché sappiamo bene quello che ci aspettiamo da lui da anni, devo sperare che questo sia stato un passo falso iniziale dovuto, come abbiamo detto, a tanti fattori, però voglio vedere un altro Napoli nelle prossime gare. Ma sicuramente un Napoli, Sarri aveva detto, mi piacerebbe vedere i calciatori, tra cui Higuain, col sorriso sulle labbra. Io domenica ho visto solo facce nervose. è vero, sì, specialmente relativamente a Higuain, ma... Ma no, Higuain, proprio... Gabbiadini quando è entrato aveva una faccia... Ma perché? Tu hai mai visto sorridere Gabbiadini? Vabbè, insomma, voglio dire, una faccia era scuro in volto. C'è un link simpaticissimo che gira su Facebook con l'immagine di Gabbiadini, sorride e è triste, è sempre uguale, no? Scherzi a parte, sì, dai, in bocca al lupo comunque a Gabbiadini, però ecco, come dire, i bergamaschi e i ragazzi del nord sono un po' più seri, no? Di Beh, noi, abbiamo avuto uno di Bergamasco qui, insomma, che ci ha fatto vincere il primo scudetto. Esattamente. Che per farsi una risata gli bisognava tirargli la faccia, insomma. Esattamente, quindi lo rivedo molto sinceramente in Gabbiadini, sarà forse per il suo carattere anche molto molto serio in un certo senso, che poi può essere confuso con l'essere cupo. Al di là del sorriso sulle labbra, ecco, io mi aspetto da Higuain, che poi dovrebbe essere anche, diciamo, l'uomo chiave dell'attacco, mi aspetto molto di più in fase di impegno, proprio perché abbiamo visto l'ultimo anno ci ha un pochino deluso per quello che lui può dimostrare. Mi aspetto molta più volontà da parte sua, forse Sarri questo intendeva quando intendeva il sorriso sulle labbra, l'abbiamo visto troppo nervoso e a volte il nervosismo di Higuain tende poi a rendere nervosa un pochino tutta la squadra, a togliere dei punti di riferimento in attacco. Lui deve essere il punto di riferimento e se lui non è sereno non sono sereni gli altri, per questo non pensiamo più a Sassuolo, voglio pensare che sia stato un passo falso, diciamo è un campionato iniziato troppo presto, però adesso come adesso Higuain deve prendere per mano i suoi compagni di squadra e soprattutto con questo nuovo modulo deve essere il punto di riferimento assoluto. Bene Raffaella, come al solito sei stata esaustiva al massimo, io ti ringrazio di essere stato qui con noi questo pomeriggio, ti ringrazio come al solito, ci risentiamo al più presto qui ai microfoni di Radio Amore e di Amore Azzurro. Grazie a te Lello e un saluto carissimo a tutta la famiglia di Radio Amore, in particolare ad Antonio Romano e a Daniele, vi voglio bene. Va bene, ringambia Daniele al di là del vetro. Grazie Raffaella, buona serata, ciao. Ciao, ciao, ciao. Chiudiamo il collegamento con Raffaella Giuliano. Dunque, prima di chiudere con la nostra trasmissione, vi leggo giusto due notizie. La prima, Napoli testa di serie nell'edizione 2015-2016 della UEFA Europa League, alla quale accede direttamente ai gironi senza passare per i turni preliminari. Venerdì, e cioè dopodomani alle ore 13 nella sede di Monaco, saranno effettuati sorteggi che stabiliranno le tre avversarie degli azzurri nella fase a girone. E ancora una notizia, negli ultimi due anni Camillo Zuniga ha giocato davvero poco, sono state infatti appena 18 le presenze accumulate dal colombiano e al Napoli sono costate qualcosa come 13 milioni di euro, le strade ora potrebbero dividersi. Il Galatasaray si è presentato al cospetto del Napoli ed ha mostrato un concreto interesse, l'affare si potrebbe concludere negli ultimi istanti del mercato, si è fatto avanti però anche il Porto, deciso a rinforzarsi a sinistra. Mi è uscita fuori una affare che non so da che parte io non ho questo problema di pronuncia e qui come al solito si scompisciano dall'altra parte del vetro mentre io dico le fesse, vabbè, insomma, capita, mi è uscita una fesse, vabbè. E allora ringraziamo colui che ride al di là del vetro, Daniele Romano, ringrazio tutti quanti voi che ci avete ascoltato sia su Radio Amore che su Radio Amore ai migliori anni. Termina qui questa puntata infrasettimanale di Amore Azzurro, l'appuntamento è per sabato mattina alle ore 11 insieme a Claudio Zelli, chiaramente per la prossima puntata di Amore Azzurro.
Amore Azzurro. Interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli. Il campionato di Serie A, la Europa League, la Serie B e tanto altro. In onda il mercoledì alle 17 e il sabato alle